Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Ciclomer24 e oggi siamo qui su Formula 1 2016, non ho messo neanche l'assetto, non fa niente, per fare un video molto di getto dopo la gara di ieri di Indianapolis che ha visto protagonista ancora una volta. Dov'è? Basta. Ancora una volta il negativo Alonso con la Honda. Perché penso, come sappiate ormai, come sapete ormai bene, Alonso era da un mese o quasi da un mese alla gara in Russia a fare a svolgere il suo weekend, la sua avventura di Indianapolis con la con le IndyCar, l'Indy 500, rookie con Andretti che veramente ha fatto una bellissima figura a livello, cioè perché è riuscita a vincere con Takuma Sato, ma diciamo che ha fatto capire la supremazia del team Andretti, cioè della Honda, anche se in ogni caso la Chevrolet c'era ieri, è andata anche abbastanza vicino alla vittoria, però comunque diciamo che ormai la Honda è famosa per i suoi ritiri, non ha rimasto a piedi solo Alonso, anzi io sinceramente all'ultimo pensavo che anche Rossi rimanesse a piedi a un certo punto, però vabbè, per parlarvi, per chi non ha visto la gara ieri, praticamente dopo 172 giri se non erro, Alonso che stava facendo la sua sporca gara, poteva ancora lottare per la vittoria, ha fatto una gara bellissima sin dall'inizio, poi lui ha detto che per i primi 150 giri non avrebbe spinto più di tanto, poi all'ultimo, come gli avevano suggerito, avrebbe dato tutto, veramente tutto. Quindi per la gara che stava facendo Alonso dovevo pensare che ne aveva veramente tanto, perché sembrava veramente in forma anche quando non spingeva, almeno aveva detto che non avrebbe spinto all'inizio. Però comunque dopo la sua sportissima gara, 172 giri, quasi sempre primo, o comunque i primi 3 o 4 insieme al compagno Rossi e Hunter Ray, il motore lo abbandona. Come al solito ormai i motori Honda fanno con Alonso, lui si deve ritirare, costretto al ritiro come Hunter Ray, e là veramente io ci sono rimasto malissimo, perché lui meritava tantissimo la vittoria, avrebbe meritato decisamente la vittoria per come si era comportato da rookie, per come l'impatto che aveva avuto sulla Indy. Comunque la Indy, per chi non la seguiva, veramente un sacco di persone l'hanno seguita grazie a Alonso in quest'anno a Indianapolis, e hanno portato veramente tanta gente a questo sport che è veramente bello, e veramente io ci sono rimasto molto molto male, perché al di là di tutto aveva fatto una gara senza sbagliare nulla, veramente nulla aveva sbagliato lui e il team Andretti, che Andretti ha dimostrato una forte competenza indicare la sorpassa su Button così, no, non lo so, ah cazzo, vabbè, ha dimostrato una fortissima competenza, anche se ieri la Chevrolet c'era decisamente, però comunque Andretti è andato a vincere con Takuma Sato, anche se all'improvviso ho pensato che rimanesse a piedi anche lui e a Rossi appunto, il motore Honda. Però la Honda ha dimostrato che i suoi problemi non c'era solo in Formula 1 con i motori, nonostante quelli della IndyCar fossero vuoto e non power unit, i suoi problemi ce l'ha anche qua la McLaren Honda, purtroppo. Ormai non si può più rimbeggiare questa cosa, comunque Alonso era soddisfatto, cioè si è visto nell'intervista, era soddisfatto della sua gara, poi vabbè, simpatico come sempre, l'intervista ufficiale dopo la gara ha detto non avrò vinto, però mi bevo lo stesso il latte, aveva una commissione di latte confezionato, e no, vabbè, ormai sappiamo com'è Alonso. Poi ieri prima della gara a Monte Carlo, poi di quella magari vi parlerò in un altro video, ma quasi quasi lo faccio questo video a Monte Carlo per parlare un po' della Formula 1, perché non trascuriamo, diciamo, sicuramente con la IndyCar non andiamo mai off topic, dato che il canale è incentrato sul motorsport, però parliamo anche della Formula 1 magari. Comunque prima della gara è arrivato un team radio a Button che stava aspettando
che i piloti facessero il warm up, perché lui partiva dalla pit lane per gli ennesimi problemi della power unit Honda che sorpasso, e Alonso gli manda un team radio, fa: ciao amico, vi guarderò, non maltrattarmi la macchina. Poi di questo parliamo nel prossimo video, ricordatevi, non maltrattarmi la macchina. Allora Button fa: ok, allora ci farò la pipì dentro, ma farà tutto tranne che pipì in quell'auto. Poi ve l'ho detto, al limite parleremo in un altro video di questo. Però veramente, ormai il video è quasi finito. Onore ad Alonso, che ha affrontato una gara al meglio delle sue possibilità, come sempre. Si è visto che veramente ci teneva tanto a fare bella figura in questa gara, e l'ha fatta. Al di là della vittoria o meno, al di là della gara finita o meno, ho visto veramente tante persone che non erano neanche fan, persone che avevano sempre odiato Alonso in Formula 1, che gli facevano i complimenti per la gara che aveva fatto, perché veramente, per essere un rookie, ha fatto la sua sporchissima gara. Ma per questi ultimi secondi di video farei un grosso complimento anche a Takuma Sato, che in Formula 1 magari parecchi se lo ricorderanno per l'incidente a Spa con Schumacher, non ricordo in quale anno, però veramente ha dimostrato di essere comunque un pilota con i controcazzi. E quindi raga, spero che questo video vi sia piaciuto, apprezzate l'impegno, perché fare una gara a Monte Carlo in live parlando di un argomento totalmente diverso, concentrandovi più o meno sulla gara, riuscite anche un bel sorpasso su Kvyat. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, spero che quello che abbia detto lo condividete, perché veramente quello che ha dovuto subire Alonso, no, ancora una volta, è inaccettabile da parte della Honda. Io penso che a un certo punto si scoccerà Alonso, se non l'ha già fatto. E quindi per questo video è tutto, e ci vediamo alla prossima.